Il Rosmini può trovare da un lato l'orizzonte entro cui inserire l'impegno politico, che non è la politica stessa, è un orizzonte più grande, di cui Rosmini ha teorizzato anche il termine decisivo, che è il termine essere. L'essere è l'orizzonte infinito nel quale la vita umana è consegnata, nel quale la vita umana si svolge. Avere consapevolezza di questo orizzonte vuol dire essere uomini in senso vero, in senso pieno. E dentro questa considerazione dell'infinito ha dato un valore enorme a tutto ciò che è finito e ha stimato la positività del finito, che vuol dire anche la positività appunto dei limiti che pertengono all'esperienza politica. Lui, che non era amico dei partiti e tantomeno delle consorterie, li ha ritenuti una inevitabile ingrediente della vita pubblica. Per cui non li ha assolutamente censurati nei suoi progetti costituzionali. Lui, che non era ingenuo nel considerare l'opinione pubblica e l'uso per esempio delle statistiche nel formulare l'opinione pubblica, nell'indirizzare l'opinione pubblica, riteneva che fosse inevitabile la circolazione delle idee, che non ci potesse essere censura su questa e che quindi non si potesse mettere a tacere nessuno. Tutto questo chiaramente avrebbe portato inevitabilmente a dei problemi, ma a quei problemi che sono però parte della vita umana, che è fatta di confronto e di limitazione tra i finiti.